Buon pomeriggio, bentrovati. Prima edizione del nostro notiziario. Gesù non si ferma agli aggettivi, cerca sempre il sostantivo. Gesù va alla persona, al cuore. Questo è un uomo, questa è una donna. Va alla sostanza, dunque, dice Papa Francesco nella catechesi nell'udienza di oggi, dedicata allo zelo apostolico incentrata sulla chiamata di Matteo. Ascoltiamo un breve stralcio. Tutto inizia da Gesù, il quale vede, dice il testo, un uomo. In pochi vedevano Matteo così come era. Lo conoscevano come colui che stava seduto al banco delle imposte. Era infatti esattatore dalle tasse, uno cioè che riscuoteva i tributi per conto dell'impero romano che occupava la Palestina. In altre parole, era un collaborazionista, un traditore del popolo. Possiamo immaginare il disprezzo che la gente provava per lui. Era un pubblicano, così si chiamavano. Ma agli occhi di Gesù, Matteo è un uomo, con le sue miserie e la sua grandezza. State attenti a questo. Gesù non si ferma negli aggettivi, Gesù sempre cerca il sostantivo. Questo è un peccatore, questo è un tale per quale, sono degli aggettivi. Gesù va alla persona, al cuore. Gesù va alla sostanza, al sostantivo, mai all'aggettivo. E mentre tra Matteo e la sua gente c'è distanza, perché loro vedevano l'aggettivo pubblicano, Gesù si avvicina a lui, perché ogni uomo è amato da Dio. Anche questo disgraziato, sì, anche questo disgraziato. Anzi, lui è venuto per questo disgraziato. Lo dice il Vangelo, io sono venuto per i peccatori, non per i giusti. Questo sguardo di Gesù, che è bellissimo, che vede l'altro, chiunque sia, come destinato di amore, è l'inizio della passione evangelizzatrice. Tutto parte da questo sguardo che impariamo da Gesù. Possiamo chiederci, com'è il nostro sguardo verso gli altri? Quante volte ne vediamo i difetti e non le necessità? Quante volte etichettiamo le persone per ciò che fanno, ciò che pensano? Anche come cristiani ci diciamo, è dei nostri o non è dei nostri? Questo non è lo sguardo di Gesù. Lui guarda sempre ciascuno con misericordia, anzi con predilezione. E i cristiani sono chiamati a fare come Cristo, guardando come Lui, specialmente i cosiddetti lontani.